Con coach Renato Sabatino nell'immediato post partita di Virtus Reghi Salerno Yul Basket Roma, coach, è arrivata una sconfitta, però al termine di una gara davvero ben giocata dai tuoi ragazzi che hanno venduto carissima la pelle dimostrando di poter competere con un ottimo avversario. Innanzitutto faccio i complimenti a Salerno perché è una squadra coperta in ogni ruolo, tatticamente può giocare qualsiasi situazione. E noi siamo stati bravi a tenerli all'inizio fino a quando non abbiamo saputo del risultato di Valmontone Catania. Naturalmente là è scesa un po' l'attenzione fino a un certo punto, però senza togliere nulla a Salerno che dal terzo quarto in poi ha giocato una buonissima partita. Faccio i complimenti a loro e ti farò per loro nei playoff, perché io ho allenato 2 anni. Coach, allora, innanzitutto questo ci fa molto piacere perché insomma avere il tuo supporto chiaramente anche alla luce del vissuto cestistico che hai vissuto qui a Salerno è importante. Tornando sulla prestazione dei ragazzi, dei tuoi ragazzi chiaramente, dei numeri importanti da parte di Cecchetti che è un giocatore importante chiaramente per questa squadra, l'ho dimostrato nell'arco di tutta la stagione, però direi al di là dei numeri, lasciando per un attimo da parte i numeri, il contributo di tutti al cospetto di un buon avversario, ma soprattutto la capacità poi di rispondere colpo su colpo, perché in diversi momenti della gara Salerno poi ha cercato di riprenderla, voi siete stati avanti e avete controllato per insomma diversi minuti. Certo, noi siamo stati veramente inguardabili i primi 5 minuti, anzi inguardabili, imbarazzanti, nemmeno il mini basket gioca come ha giocato la squadra mia. Poi abbiamo aggiustato un po' le cose, ci siamo dati da fare in difesa perché a noi conveniva giocare campo aperto con loro, perché se giochiamo con difesa schierata ci creano molti problemi. Là siamo stati duri, abbiamo tenuto, poi la differenza sta in una sola situazione, che è una cosa, i cambi del Salerno, è una cosa i miei cambi, che sono ragazzi del 99, del 2000, quindi qualcosa l'abbiamo, lo scotto l'abbiamo pagato pure là. Non ci rimproveriamo niente e quindi, ripeto, era una partita che ce la siamo venuta a giocare, l'avevamo preparata abbastanza bene. Poi però il campo dà ragione alla squadra più forte. Coach, un'ultimissima domanda, c'è ancora una partita da giocare, da onorare chiaramente, ma un bilancio sulla stagione della Yul? Ma guarda, io sono arrivato a novembre, per cui parlare di un bilancio, diciamo che abbiamo iniziato bene, siamo gli infortuni, specialmente quello di Scuderi, ha inciso moltissimo sulle prestazioni, quindi non era facile assemblare una squadra del genere che aveva giocatori di un certo tipo ad altri di un'altra situazione. Poi, ripeto, io non sono un grande allenatore, ma sono abituato a lavorare e a Scauri il miracolo non è stato un miracolo, il miracolo è stato il lavoro che hanno fatto i ragazzi e quindi noi siamo arrivati ai playoff contro San Severo. Poi era molto più difficile perché parecchi sono di Roma, la mattina si allenavano poco, però devo riconoscere che in qualsiasi caso hanno avuto una grande professionalità e una grande voglia di fare. Poi le partite si vincono e si perdono. Noi siamo stati sfortunati, altra volta siamo stati stupidi, come a Catania che ancora non era Pasqua, noi già avevamo fatto l'uovo. E quindi niente, ci godiamo sta salvezza e vediamo che cosa, almeno per me, che cosa succederà il prossimo anno. Succederanno sicuramente cose belle e positive, ancora in bocca al lupo e complimenti per la stagione. Grazie, in bocca al lupo a voi.